ufficiali del campionato di Serie B e della Coppa Italia. La Lega Nazionale di Leccanti comunica che l'articolo 5, comma 5, del codice di giustizia verso il clima consegnano per... Noi sapevamo di giocare su un campo difficile, sapevamo di giocare contro un'ottima squadra guidata da un ottimo allenatore, sapevamo che loro la prima avevano perso, quindi sapevamo tutte queste difficoltà, le abbiamo concretizzate, però anche oggi diciamo noi abbiamo cercato la fortuna, perché poi su qualche anche indecisione loro la potevamo pure chiudere la partita. Sicuramente Sant'Antonio, se avesse pareggiato, non è che... sicuramente non rubava niente, però noi siamo stati concreti e io quello che voglio dalla mia squadra è che lotti su ogni pallone, così è stato. Tengo a dire una cosa a questa società, a questo pubblico, a questo Sant'Antonio Abate. Io qua ho lasciato il segno vincendo la Coppa Italia, ma anche loro hanno lasciato il segno nel mio cuore, quindi li ringrazio per l'accoglienza che mi hanno fatto. Sicuramente è stata una partita molto combattuta, nervosa, però il risultato va bene così. La prima fuori casa, la squadra è stata attenta, abbiamo fatto risultato. Siamo contenti, quindi anche per una questione di umore, quindi così la squadra prende coscienza e ci possiamo sicuramente puntare alla salvezza. Sicuramente i ragazzi ci sono, si impegnano, danno tutto quello che possono e li vediamo con grande impegno in mezzo al campo, quindi siamo fiduciosi, abbiamo una buona rosa e speriamo bene.